C'è quella canzone che è veramente bellissima, è stata sperica. Tra l'altro mi sono reso conto che non è di Crash Nitro Fueled, il com'era? Electronic Avenue, sì, Cosmic Avenue, insomma qualcosa del genere. Mi sono reso conto che tra l'altro è anche appartiene a Nitro Kart, e poi l'hanno ovviamente ripresa, l'hanno rideclinata alla maniera del signorino Nitro Fueled. Bellissimo gioco, signori, veramente. Dovevamo, oltre a regalarlo, dovevamo farcelo anche noi, signori, perché veramente forse è un incontro col destino mancato. Adesso mi sto divertendo soprattutto con Ratchet & Clank Rift Apart, quello nuovo, che, vabbè, lì si raggiunge il massimo, insomma, lì era ciò che era stato annunciato, lì si vedeva che si erano messi e chiaramente volevano strizzarsi gli occhi e farlo anche a noi per tirare fuori i muscoli della PS5, quindi insomma nulla che potesse stupire in maniera troppo arzigogolata. Già mi aspettavo il massimo, sono stato contento di vedere che le mie aspettative sono state più che valorizzate. E penso che ti valorizzerà le aspettative anche questo bellissimo mazzo, il nostro nuovissimo, personalissimo, bellissimo mazzo, una declinazione insomma molto bella. Pensavamo che con, ecco, assieme al Grammaio, volevo, era da tanto che stavamo studiando questo mazzo e quindi sono andato molto molto decisamente, anche a livello insomma cartaceo vero, a inserire le carte giuste per farci il signorino Ellic. Allora l'ho ripensato ultimamente, aveva sempre giocato Jobbit, solo che io a me è sempre piaciuto questo mazzo. Ora, devo essere sincero, mi sono trovato sempre sempre molto meglio con il Grammaio. Siamo sullo stesso livello, signori, questo è un aggro, ma che tenta di essere molto molto forte anche sul comparto control, lo è certamente. Qui però ci devi giocare carte molto molto più costose. L'unico problema dell'Eldrick, perlomeno quello che stiamo giocando da adesso, quello con cui ci sono nuovi supporti, insomma, che costa veramente tanto tanto tanto. Però, signori, ovviamente qui insomma non siamo qui a pettinare le bambole, e allora facciamolo vedere. Siamo contro, penso che siamo contro un Sword Soul. Ci mette Vishuda di special, mette Monk, effetto di Vishuda, lo va a togliere, ci va, no, ci vorrebbe andare a distruggere la nostra bellissima cartolina, e allora noi la inseriamo sul terreno. Torna in mano, cioè ce la fa tornare in mano comunque, perché rimane una carta trappola certamente. Vabbè, comunque lo abbiamo un attimo preso male, alla sprovvista, bene. Evoca specialmente anche ad Ara, benissimo, non è ancora il momento di utilizzare il tribute. Questo è sicuramente Sword Soul, assolutamente, tutti questi, i Wyrm, non so se è un Teni, perché mi ha utilizzato Vishuda e poi Adara, e non so, poi Monk mette, guardate che belli comunque i signorini. Attenzione, metto un altro Monk, penso che sia un Teni, ragazzi, penso sia volentieri un Teni. Non è il momento di utilizzare anche Prigione del Ghiaccio e del Fuoco, utilizza Adara sempre per andarci, ok, si rimette in mano Vishuda. Va bene, penso che sia un Teni, signori. È un Teni anche in classificata. È interessante. Ah, no, vabbè, mi sembrava troppo strano, signori. Mi sembrava stranissimo. Gioca il Sword Soul, ovviamente, sì. Mette Spadaccino. Ora però vuole andare a concreare il token. Ok, nel momento in cui mette il token, adesso è il momento. Adesso è il momento. Tribute. Via tutti. Ok. Metti Longyuan. Così ti utilizziamo Prison. E si parte, quanto è forte tributo. Eldlick, questa versione è una delle migliori. Ok, moglie, devo andare subito via. No, non mettermi il token, no, maledetto. Ok, grazie a Dio, dai. Grazie al cielo. Ok, spada, quindi prendiamo spadaccino. Perfetto. Bagniamo 1 e 2. Quanto è forte Prison. Mamma mia, signori. Qui dentro, assieme al tributo, è una delle carte sicuramente MVP che si possono utilizzare senza alcun problema. Poi giochiamo anche il package Dogmatica. Sicuramente questo è un mazzo di tanto pregio, per l'appunto. Poi ci abbiamo. È fatta, signori, potremmo dire, con questo bellissimo Eldrick. Intanto mettiamo Nadir. Perfetto. Mandiamo un mostro. Vediamo se l'avversario nega. Ok. Mandiamo Entis al cimitero. Aggiungiamo la mano Ecclesia. Bene, fortissimo, questa mano è fortissima. Andiamo a togliere il segnalino.
Quella potrebbe essere una qualsiasi carta. Vabbè, no, non c'è problema. Mandiamo Evelyn al cimitero e mandiamo al cimitero lei. Però, che era Witch Strike? No, Blackout Spadanima fortissima. Quella era veramente molto molto forte. Non voglio mandare al cimitero Prison. Voglio mandare al cimitero. Beh, oddio. No, Prison. Vediamo che ha qui dentro. Considerando che ha degli Wyrm qui dentro. No, è molto meglio andare. Tanto io metterei la signorina Ecclesia. Sempre sperando che non abbia nessuna trappola a mano. Vediamo che succede. Benissimo. Andiamo forte, benissimo. Partita che si potrebbe dire anche. Beh, considerando che abbiamo Punishment, sì. Sicuramente potrebbe essere. Oh, signore? Ok. Considerando che abbiamo Punishment, queste due negazioni potrebbero essere. No, vabbè, ok. Va benissimo così, dai. Poi comunque andremo a rimettere altre carte tutte. No, tanto è forte Eldritch, signori. Peraltro, lui adesso che è stato rimesso in mano dal cimitero e rievocato, mandando al cimitero una trappola che abbiamo nella mano, acquista 1000 in più ed è in più imbersagliabile, quindi veramente troppa roba. Siamo contro Spadanima, signori, quindi siamo contro anche un meta molto, in piedi, quindi tutti i vari hater, anche persone che pensano che noi facciamo in questa playlist, siamo appositamente nella sezione ranked di Yu-Gi-Oh! Mega per andarci a scontrare contro mazzi molto molto forti. Ora, beh, Ecclesia sicuramente no, abbiamo Punishment, quindi è perfetto. Eldritch è molto forte perché comunque è decisamente un control molto forte, ma soprattutto è un fortissimo aggro, cioè in questa situazione noi teoricamente non abbiamo neanche avuto bisogno di andare a bannare a fare roba. Attenzione, scontra ad armi pari. Ah no, non pensavo fosse, ero in battle phase, quindi aggiunge così bene. Il comparto agro che è veramente forte. No, non è il momento di andare a utilizzare Punishment. Utilizza pure l'effetto. Va bene. Ok, si va a tributare. L'avversario sta giocando un mazzo di tutto pregio. Quindi Ekle. Ok, Chiesa. Che cosa va a fare? È decisamente la Federica Chiesa di Yu-Gi-Oh! Potremmo dire. Soprattutto l'incredibile. Ok, benissimo, Moie. No, blackout, quindi no, assolutamente no. Utilizzo di nuovo Prison. Mi serve un Wyrm. Vado a mettere. Potrei utilizzare anche Punishment. Shuda, perfetto. Banno entrambi. Che potenza, mamma. Il bello è che banna senza andare a bersagliare. Ma che mi stai dicendo? Che mi stai dicendo? Ha messo blackout, quindi subito punizione spananima. A distruggere lui. Andiamo a mandare Entis. Aspetto di Entis. Distruggo Blackout. E beh, signori, Eldritch regge. Eldritch regge, devo dire, in maniera anche abbastanza coerente e carina. Molto coercitiva, potremmo dire. Ho aspettato prima di farvi vedere questo mazzo, perché sicuramente è un mazzo che deve essere conosciuto, che deve essere studiato, considerando anche che molte persone, dopo che vedono i nostri video, anche si forniscono dei mazzi, dal momento che sì, per questo serve un investimento abbastanza consistente. E allora ho tentato un attimo di. Ecco. La mia filosofia è sempre andarvi a far vedere i mazzi al massima potenza. Poi, ovviamente, anche perché, ovviamente, di base siamo in partite classificate dove c'è un punteggio, dove c'è una classifica mondiale. E allora lì a questo punto è sempre bene andare a giocare molto accuratamente. Ora, considerando che parte per primo, forse beh, i tributi torrenziali servono fino a un certo punto. Prison ci sta. Penso che risucchi abilità sia molto buono. Ordine imperiale, sì, lui va a giocare, sì e no. I punishment, forse sì, forse no. Allora, qui sicuramente Nibiru e Sphere Mode. Qualche super poli? Che dici? Magari potremmo sacrificare neanche l'Ecclesia. No, l'Ecclesia serve. Considerando che non mette coperte carte. Signore della prigione celeste, forse sì, forse no. Beh, oddio, sì. Sì, però con Blackout va a distruggere. Vabbè, oddio, una. Potremmo toglierla, una, dai. Ok. Forse Witch Strike è bella forte, Witch Strike, perché lui con Long Yuan va a negare, quindi andare a togliere tutto il board, perché no? Perché no?
Ora lui inizierà sicuramente per primo, perché ovviamente giocando Spadanima. Sono contento di aver beccato, insomma, anche Spadanima subito, perché è un bel esame di maturità anche per tutti i visitatori, per tutti gli over, insomma. Però abbiamo anche Witchy Strike nella mano subito, benissimo. E quindi abbiamo anche, insomma, Eldland. È una mano molto buona, se ce la giochiamo bene. Sicuramente, se ci mette il board completo con Baronessa, magari gioca anche il DPM, gioca per mettere le solite negazioni, insomma, fortissime, Longyuan, non so, certamente gioca. Ora ovviamente Edlick comincia con il sangue agli occhi, perché è di primo, sta iniziando anche con delle bellissime carte, che okay, ha messo Adara perché non controllava mostri. Attenzione, ha messo anche Longyuan, Circolo Drago Celeste, bellissima carta, direttamente dei Teni, che gli fa aggiungere un mostro alla mano, prima di Budumui, ma aggiunge un dal deck alla mano e sei offerto un mostro non con effetto, puoi evocarlo specialmente ma nulla i suoi effetti, fortissimo, evoca specialmente Moglie. E quindi buon, può andare subito a operare in modo molto molto pesante. Va a evocarsi il segnalino e adesso entra il solito mostro sincro bellissimo del signor Spadania, gran maestro Cixia. Ormai conosciamo più le questa è come quando era, quando Sky Striker era meta, come in quel periodo. Mamma mia, ormai te lo imparavi a memoria, anche che non volevi giocare il mazzo te lo trovavi così tante volte contro che tu arrivavi a optare per te lo facevi il mazzo, perché dicevi, l'ho visto giocare dagli altri così tante volte che ho imparato le combo e a tratti lo gioco anche meglio. Quindi, mamma mia, che storiaccia. Quindi mette Longyuan, benissimo, considerando che lui va a negare. Lui è un bellissimo mostro che... Però annulla i suoi effetti. Non nega, se non sbaglio Witchy Striker annulla l'evocazione. Lui deve annullare l'evocazione di qualcosa. E non negare, attenzione. Quindi, però perché no? Lui comunque potrebbe utilizzare, no? Se gioca qualche Solemn, qualche roba, insomma, ok, lui mette anche Spadaccino nella mano, quindi... No, Stratega, scusate. Con Stratega adesso lui evoca l'altro segnalino e quindi fa un altro sincro molto forte. Questa volta... lui si chiama Spadaccino, quindi, se non sbaglio. E quindi... Ora abbiamo tutti e tre i signori sul terreno. Beh, solamente una negazione, insomma, non è malvagissimo, Considerando anche, soprattutto, che Longyuan fa fuori gli effetti dei mostri sul terreno, oppure delle carte sul terreno, lui è molto molto forte nella nostra mano. Ed evita, insomma, magari vari turbini e vari spolverini. Ma signori, guardiamo che bello il regnante supremo Spadania. Per ogni carta, questo è sempre bello vedere questo mostro, Sono comunque mostri sempre molto carini, belli. Già che non ci ha fatto Baron, è tanta roba, signori, Quindi sono molto molto contento. Allora, intanto, tipo l'effetto, rivelo, questa è una carta molto molto interessante, soprattutto per l'Edlick, un ultimo MVP uscito con Bode, che è abbastanza interessante, soprattutto in chiave carte settate. Vediamo che cosa fa, l'avversario non può far nulla, tra l'altro. Andiamo a vedere che cosa fa questa. Sto si sa 50 euro l'una, 50-60, quanto abbiamo pagato. Non voglio ricordare, signori, bene. Durante la impresa possiamo attivare questo effetto. Questa carta nella mano diventa rivelata. Mentre questa carta è rivelata, le carte posizionate sul terreno non possono essere di tutti gli effetti delle carte. Se una carta maggio trappola viene attivata, puoi evocare specialmente questa carta dalla mano. Poi, se hai attivato questo effetto, mentre la carta era rivelata, possiamo rivelare e posizionare una carta maggio trappola da parte del deck. E signori, questo è così potente questo mostro che ci ha annullato anche la macchina fotografica. Un secondo che andiamo a far operare la nostra classica cambiata di batteria. Momento aperitivo, momento popcorn. Andate tranquillamente. Tanta roba, signori, sicuramente è una partita questa. Ecco, questa situazione è già un po' diversa da come si era configurata prima. Adesso vi spiego tutto quello che andrei a fare. Io utilizzerei Eldland, però per prima cosa voglio andare a forzare robe. Soprattutto nel momento, soprattutto considerando che lui è Wyrm, quindi capiamo benissimo che già questa carta fa molto molto male. Prima però dobbiamo andare a forzare il nostro amico. Vediamo, tra l'altro, sono molto molto fiducioso per Witchy Strike, Eldland non è ancora il momento di evocarla. La prima cosa dobbiamo andare a forzare. Andiamo a vedere che succede. Passo in end. Ok, utilizza l'effetto. Vediamo che va a fare. Non può, tra l'altro, distruggere nulla, se non sbaglio, perché abbiamo Regnante Supremo. Abbiamo, scusate,
Sì, signore della prigione celeste. Lui ha utilizzato l'effetto, può abbannare una carta, sceglie un bersaglio, un mostro sul terreno e annullare i suoi effetti. Annullato lui, voleva bannare, signori, lui voleva bannare. No, devo passare in end, assolutamente, passo in end senza alcun problema. Allora, voleva bannare per andarlo a potenziare, vabbè, l'ha potenziato di 100, ma non so che roba possa fare. Allora, forziamo. Punishment, ovviamente su di lui. Vediamo che succede. Ovviamente nega. Devi, fallo. Signore, dai. Non può fare altro. Ci pensa, sta lì. Attenzione, succede. Allora mando direttamente Elysium, che non serve. Ed è distrutto. Utilizzo anche l'effetto del nostro amico. Però prima vorrei utilizzare uno. Sicuramente con lui, certo. E soprattutto due. No, neanche dopo. Metto Hong Yang. Perfetto. Fuori uno. Fuori due. Ed entra sul terreno signore della prigione celeste, che mi consente di settare una carta direttamente dal mazzo. E la carta che vado a settare, lo sappiamo tutti qual è. Molto forte, signori. Questa è una combo veramente strapotente e stramaliziosa, strabellissima. Ce ne può essere solo uno, peraltro va completamente a finire l'avversario, perché lui gioca tutti i mostri Wyrm, quindi in questo caso non può fare nulla. Si ritrova con un 1000 che gli va a bloccare tutto, poi con il nostro signore. E se noi non siamo stupidi, ovviamente adesso andiamo ad aspettare, ma abbiamo Eldland in mano che ci consente di costruire tutta la nostra partita. E a questo punto, insomma, è molto molto difficile per l'avversario operare. Mi sarebbe piaciuto avere un Solenne, forse sarebbe stato bello mettere il Solenne forse nella mano, però vado abbastanza confident, soprattutto visto e considerato che se ci fa una qualsiasi negazione oppure altro, noi comunque abbiamo Witchy Strike che va a togliere tutto il terreno dell'avversario assieme alle carte che ha in mano. Quindi attenzione, che succede? Ci va a rimandare in mano Dark and Violi One, molto bene, attenzione. È vero, perché c'era Bisciuda nel deck, giusto? Va bene. Giusto, giusto, giusto. Noi comunque non potevamo fare altro. Andiamo a vedere quello che va a succedere. Oh mamma! Pronto? Sì? Stavo registrando! Mamma, ciao, ciao a tutti. Sì? Vicino dove abitano i suoceri. Sto in video, quindi non voglio dare informazioni sensibili, Molto sensibile. Ecco, con quale macchina? Certo. Sì. Perché non prendevo punti e nulla. Quindi, francamente, no. Che non mi servono. Ciao, ciao. Solo in quella scuola. Ciao, ciao. Le mamme. Le mamme sono lacrime e sangue, signori. Così come lo è anche questo mazzo. Sta ripartendo abbastanza bene, signori. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Prende tutto, mette tutto sul terreno. Lui sa che al prossimo turno utilizzerò, ce ne può essere solo uno. Quindi, se non è stupido, devo assolutamente mettere sul terreno. Bene. Yazzi, bravo. Sì, sicuramente uno scambio molto, molto buono. Che va sicuramente a ricostruire la partita. L'ha salvato Bisciuda, signori. Ecco, quando vi dico che... attenzione, ci ha rimischiato. No, ci ha rimischiato Witchy Strike. Il che ci può stare, signori. L'importante è che non ci fa togliere questa carta. Benissimo, ancora? No, con l'effetto può rimischiarci anche. No, dai, no, non mi rimischio io. Non ho mai capito troppo bene questa carta, ragazzi. Fino al numero attributi rimischiati nel deck. Un'altra persona, no, va a rievocare direttamente moglie. Bello scambio, sicuramente un bello scambio. Va Bisciuda, ha salvato Bisciuda direttamente. Quando è così, signori, quando vi dico che Yu-Gi-Oh! Si compone di episodi, mi riferisco a questo. Molta roba. Forse, neanche, cioè se questo fosse stato il Solemn, non penso neanche sarebbe potuto succedere chissà cosa. In ogni caso, bellissimo, bellissimo turno. Non so se ci va a finire, potrebbe andarci a finire. Sì. No, secondo me ci fa rimanere a poco. Fa rimanere a poco, ma non ci va a finire se passa in battle. Se altrimenti evoca altri mostri, quest'altro scambio
l'ha vinto lui, questa seconda partita l'ha vinta lui, meritatamente anche. Aggiunge la mano, ok, incontro spadanima. Va bene, va bene, va bene. Siamo comunque contro lo spadanima, che è un grandissimo mazzo. E che è un mazzo, no, sicuramente questa qua è sua. Penso, forse il secondo Dark and Beyond One potevamo mettere, a saperlo. A saperlo, la visciuta purtroppo. Quella maledetta carta che fa rimbalzare in mano non è... va letteralmente a salvare le partite, vince la partita da sola. Veramente molta roba. Passiamo direttamente inside. Questa qua, ci avevo creduto signori, devo dire ci avevo anche creduto, però Yu-Gi-Oh! Si compone anche di queste partite e purtroppo succede signori, fortunatamente si gioca sempre al meglio delle tre, quindi ok, ci siamo molto molto bene. Allora, Witch Strike, abbiamo capito che serve poco e niente, forse il Nibiru, quindi bene, Torrenziala a questo punto è assolutamente strafortissima, potremmo andare a togliere anche Trucco Trappola. Non ci va a dire nulla. Punishment, perché no? Super Poli? Beh, no, Punishment. Sì, perché no? Però forse Super Polimerizzazione. Potremmo provare con la Super Polimerizzazione, perché no? Togliendo i giudizi solenne. Proviamo. Tolto il giudizio solenne, vediamo quello che va a succedere. Dobbiamo iniziare ovviamente per primi. Andiamo a vedere quello che ci fa dire questa partita. E iniziamo per primi, con molta calma. Quando è così, signori, con molta calma bisogna andare. Siamo comunque contro, cioè siamo in classificata e siamo contro lo spadanima. E sono contento perché è un bellissimo esame di maturità per il nostro mazzo. Mano stupenda. Se ha Ash potrebbe essere male, altri mamma mia, stupendo. No, no, ancora meglio, ancora meglio. Ok, sicuramente potremmo andare alla grande. Anche avendo evenly matched, insomma, potrebbe andare. Ci va molto molto bene. Questa è una mano come si conviene. Adesso andiamo a vedere se il mazzo è forte oppure se Antoshow, come lo va a giocare Antoshow. Cari hater, potete mettervi lì tutti con i popcorn e vedere quello che succede. Non deve andare a succedere ovviamente chissà cosa. Insomma, è chiaro che quando è così la prima cosa che bisogna fare è mettere Dark and Beyond One, aspettare che lui evochi il suo Adara per bloccare il tutto. Ora non voglio sentire scuse, non voglio vedere nulla. Ecco tu. Che fai, no? Non voglio dire questa carta. Circolo Drago Celeste, tributa in search. Cosa fa? Tributa e cerca. Nulla dei suoi effetti. Abbandona questa carta dalla mano. No. Lui comunque ha tributato, quindi no. Potrei aspettare il giudizio. Questo era il signorino che... No, non fanno Vishuda. Lui vuole mettere Vishuda ora. E quindi si può fare. Ok, metti taglia tranquillamente. Potrebbe andare, perché Wyrm. Oppure potrei aspettare direttamente. Taglia, che fa? Ricordiamo sempre. No, può evocare. Ok, nel momento in cui evoca, volendo, perché no? Nel momento in cui evoca, potremmo partire con il tribute. Quindi con molta calma, oppure passa direttamente in battle, insomma, perché no? Può passare in battaglia, può mettere solo lui adesso sul terreno, perché può esserci solamente un tipo di mostro sul terreno. Ora la partita, ok, passa in end direttamente, va benissimo, va molto molto bene, effetto. Mando risveglio nero, vado a mandare al cimitero, posso utilizzare l'effetto di... catena, potrei utilizzare l'effetto di... Okay. Della signorina che setta direttamente una carta sul terreno. Potrei sentirmi abbastanza confident nel mettere lei. Non voglio assolutamente... Beh, oddio, considerando che siamo in controllo del match e ne abbiamo due, forse sbagliando, però non so, me la gioco. Voglio togliermi un tribute e mettere un Eldlick sul terreno, ovviamente in una zona non puntata, di modo che non le varie impermanenze, robe varie, non siamo dissimulatori d'effetto. Ok, va bene, può farlo. Comunque rimane a 3500, quindi ok. Vabbè, il primo scambio lo vinciamo noi. Poi Eldlick è un bellissimo mostro, perché nel momento in cui entra sul terreno sono comunque 3500 a botta. E se non si riesce a giocarsela in maniera convincente,
due turni, magari entra qualche altro mostro sul terreno e è finita. Attenzione che entra Vishuda, benissimo, a questo punto... Che aspettiamo? No, assolutamente. Lui è quello stronzetto che al turno precedente ci ha fatto perdere perché può essere bannato per mandare altre carte. Ok, lui ora vuole andare a fare un mostro di extra a questo punto. Ciò che mi conviene... No. Vuole andare a fare un mostro di extra per rimbalzare in mano. Ciò che posso fare però è... Nel momento in cui evoca... Ora, sicuramente una carta ce la vuole rimbalzare in mano. E ok. Ok, mette il removibilatore. Nel momento in cui accade... Posso giocarmi tranquillamente il Solemn. Ok, qui ci sta. Va via. Adesso lui con Vishuda mi va a rimbalzare in mano Dark and Beyond One, ma noi dobbiamo puntare sul fattore tempo. Attenzione, passa direttamente in hand. No, invece, nulla. Ah, peccato, peccato. Era così confident prima e invece ora è un po' più sulle sue. Nadir ce lo teniamo, assolutamente. Siamo in pieno controllo del match, quindi non voglio andarmi a sprecare risorse varie, i vari... Anche... le Entis che abbiamo qui ci fa assolutamente benissimo. Partita incredibile, formidabile con Eldlick. Mi sta veramente piacendo, signori. Ho aspettato tanto prima di farvelo vedere, prima di fare alcune partite con lui, perché ripeto, è un mazzo che devi conoscere. Sembra facile, ma come vedi ci sono tante mosse che devono essere concatenate. È un mazzo con cui è possibile creare molte catene, e se non sei bravo veramente anche a rispettare i vari ordinamenti delle mosse, potrebbe essere un macello. Poi comunque in classificate siamo contro mazzi come Spadanima, in cui devi andartela a giocare molto molto bene. Ok, mette Longyuan, aspetta che entra. Ok, entra tranquillamente, vai. E qui è GG, perché utilizziamo calma. Ok, mettiamo Prison. Prison è fortissimo. Solo che lo utilizzi, signori, quanto è forte Prison, veramente, ragazzi. Una delle carte veramente più forti al giorno d'oggi, dove che nell'Eldlick trova tanta ragion d'essere, vi assicuro, perché in queste situazioni, per esempio, anche contro DPE, contro tutti questi mazzi, veramente quando banni, soprattutto gli startini, è veramente un macello per l'avversario. Signori, tanta roba, spero che l'Eldlick, con Eldlick espandiamo il nostro campionario mazzi, che facciamo vedere in questa playlist, in queste partite, nella classificata di Yu-Gi-Oh! Omega. Come vedi qui dentro ci scontriamo contro tanti bellissimi mazzi carini, e quindi ragazzi... Ci sarà da divertirsi, ovviamente. Quando giochi in queste circostanze è sempre bene avere non tantissimi mazzi, ragazzi. La cosa consigliamo sempre anche nel gruppo dei campioni over, no? Il nostro gruppo di supporto e consulenza, dove ormai studiano centinaia di studenti e di duellanti, di non avere mai un'infinità di mazzi, se possiamo permettercelo e se vogliamo, e se siamo molto ricchi, certamente meglio, però... Se vogliamo, se soprattutto facciamo investimenti consistenti e abbiamo mazzi molto preziosi, allora è sempre bene avere nel nostro cassetto quei 4-5 mazzi, magari 2-3 per il control, 2-3 per l'aggro, e poi andare a spawnarli contro gli avversari in modo... Perché il nostro obiettivo, ragazzi, qual è? Vincere sempre. Non andare a vincere una partita e quindi assaporare il gusto del mazzo. No, dobbiamo vincere sempre. Per vincere sempre, signori, ricordate, poliformismo, ma soprattutto andare sempre a ragionare. Ovviamente, signori, come sempre, parliamo tanto di mazzi. Per chi volesse supportare il canale si sostiene grazie e al patronaggio e alle donazioni, ma grazie anche ad un servizio di fornitura con cui qualche volta noi forniamo i nostri mazzi, quelli che abbiamo nel team, a tutte le persone che vogliono e che vogliono supportare il canale. Se sei interessato, guarda sotto in descrizione e contattaci ad una delle piattaforme dedicate, ti risponderanno i nostri compagni di team. È un servizio di lusso, è un servizio di lusso per un certo tipo di giocatore, per un certo tipo di target, quindi mi raccomando, contattarci solo se si è veramente veramente interessati. A buoni intenditori, poche parole. Grazie ancora per la visione, è stata una bella partita, ragazzi, molto divertente, ma soprattutto meta nel vero senso della parola, e quindi siamo molto molto soddisfatti. Oggi possiamo andare veramente a cena molto molto contenti. Sì, bisogna andare, è ora, ragazzi, quindi buona pappata a tutti. Io vado a sbafare. Un saluto soprattutto dal nostro signore dorato, ma soprattutto stay over, stay over, stay sempre super oltre.